Ciao a tutti carissimi amici, questo è un piccolo regalo che ho deciso di fare a Chiara perché già da tempo, quando proprio era stato annunciato Tokyo Mirage Session, voleva proprio questa edizione, la Fortissimo Edition, e allora appena si è presentata l'occasione sono riuscito a beccargliela e vi farò vedere che cosa contiene questa edizione speciale. Perché essendo proprio un'edizione, da quel che ho capito, cercata da molti, mi sembrava anche il caso quindi mostrarvene il contenuto, perché è proprio un'edizione speciale cartonata. Sapete che quando ci sono proprio le edizioni così speciali, io proprio vado matto, anche se effettivamente è un gioco per Chiara, non mi dispiacerà provarlo. Guardate prima tutto. Comunque per gli appassionati del genere di Fire Emblem così, scommetto che sarà proprio il gioco adatto per tutti coloro che lo attendevano. Guardiamo però che cosa può contenere. Allora, troviamo giustamente il disco, che è ancora in celofanato, e troviamo al suo interno, guardate qui, oh che bello! Oh, Madonna mia, che belle che sono queste immagini. Sì, beh, c'è da dire che essendo anche, è anche un po' un controsenso chiamarlo palita, come dice qua la scatola, però si sa che il testo è in inglese, mentre da quel che ho capito si può scegliere o l'audio giapponese o inglese. Era un po' come è successa la cosa un po' col Project Zero, che praticamente non era proprio stato tradotto in italiano ed era, si poteva avere le scritte, se non sbaglio, giapponesi, inglesi, forse anche francesi, se non dico una cavolata, vabbè, non mi ricordo, però in questo caso è tra inglese e giapponese. Carine, molto belle. Scommetto che Chiara proprio non vedeva l'ora di questo. Oh, questi dovrebbero essere i mostri. Ok, varie location? Sì, probabile. Questo artbook è veramente molto molto pieno di colori, veramente molto bello, da conservare proprio in una edizione così molto molto speciale. Ci deve essere evidentemente una scuola. Bello. Le varie armi, presumo. Ok.
qui penso che vi sia una spiegazione relativa al gioco, infatti, però è tutto in inglese. Questa è l'edizione proprio che abbiamo preso noi. Con questo è finito. Dovrebbe esserci dentro anche se ho capito bene, infatti, come volevasi dimostrare. Adesso gli do un'occhiata. Queste sono varie cartoline. Bello, molto bello. Questo dovrebbe essere la soundtrack. Sì, esatto, dovrebbe essere proprio la soundtrack del gioco. Esatto. Questi sono adesivi, sì, esatto. Questo è un codice di registrazione che sarebbe da grattare contenente costumi. Bello, molto bello, proprio edizione questa speciale. E questo giustamente è il gioco. Ok ragazzi, spero che questa edizione vi sia piaciuta. Molti, siccome noi abbiamo la possibilità di registrare anche da Wii U, forse sarà molto difficile che ci realizziamo un gameplay perché da quel che ho visto è protetto da visivo, ci sarà da sclerare parecchio. Vedremo in futuro cosa si può fare. Questo è tutto per oggi. Un saluto da parte da Mr. X e Chiara. Ciao ciao!